16 febbraio, giornata particolare, oggi Venere arriva nel segno dell'acquario, una Venere folle, quella che potrebbe anche emozionare, cambiare le regole del gioco. A molti segni zodiacali sembrerà di vivere una passione nuova. Il segno zodiacale dei Pesci in questo weekend dovrà affrontare una luna strana. Allora, voi siete anche soggetti alla forza della luna e quindi quando ci sono dei problemi irrisolti si pensa a ciò che non va. Non vorrei che qualcuno vi abbia fatto arrabbiare. Voi siete molto suscettibili. Quando decidete di chiudere con una persona, non è che il giorno dopo fate finta di nulla e sorvolate sulle problematiche che sono aperte. Però, ecco, visto che questo weekend nasce con qualche turbolenza eccessiva, vi raccomando quantomeno di tenervi lontano da preoccupazioni e persone che possono infastidirvi. Così anche al Sagittario, ricordo, due stelle, che questo fine settimana nasce con una luna un po' speciale. Saranno soprattutto le giornate di sabato e domenica ad essere un pochino più strane, ad essere anche meno interessanti per quanto riguarda la forma. Quindi lo so che voi non state a guardare lo scorrere delle ore, per voi quando c'è una grande passione il tempo non conta, però cercate quantomeno di riposarvi, perché secondo me tra sabato e domenica maturerete una certa stanchezza e comunque avrete bisogno di divertirvi un pochino di più. Il segno del Toro, tre stelle. Allora, sapete che questa Venere da oggi inizia un transito caustico, quindi in qualche modo sarete molto polemici nei confronti di chi, a torto o a ragione, si dimostra nei vostri confronti un po' troppo distaccato. Il Toro è un segno che ama, ma deve essere amato. È un segno che ti dà tanta sicurezza, ma vuole avere delle certezze. Non giocate con la gelosia. Se avete a che fare con una persona del Toro e cercate di tirare la corda, magari un giorno siete disponibili e il giorno dopo no, lì per lì il nostro Toro vi darà, diciamo, filo da torcere, ma poi vi molla, perché i nati sotto questo segno zodiacale non vogliono vivere l'amore come un tormento, ma vogliono viverlo come una grande esperienza di vita. Quindi attenzione, perché forse alcune verifiche saranno necessarie. Per il segno zodiacale dell'Ariete non escludo che adesso finalmente torni un po' di benessere. Devo dire però che questo fine settimana paga lo scotto di un inizio di febbraio pesante e quindi c'è ancora chi deve mettere a posto alcune questioni di famiglia, altri che dopo un periodo molto stancante si godono una meritata vittoria ma sono esausti. Vorrei che voi vi concentraste soprattutto sulla giornata di domenica, perché quella sarà molto intrigante per le relazioni, per le amicizie, anche per cercare di ritrovare l'amore se per caso lo avete perso di vista agli inizi di questo mese. Quattro stelle per il Capricorno. Oggi sono parecchi i segni zodiacali che possono contare su un weekend importante. Innanzitutto siete in recupero. Ricordo ancora una volta che il Capricorno di solito non ci ripensa in amore, ma non escludo che qualcuno lo faccia. Evento eccezionale ma possibile, soprattutto in vista di questo fine settimana. Non vi dimenticate del lavoro, perché avete dei grandi progetti che dovrete anche portare avanti nel corso delle prossime settimane. Chissà che questo weekend non porti un'idea geniale. Per la Bilancia è tempo di farsi due conti. Se l'amore non è tra le vostre mete preferite, quantomeno cercate di vivere questo fine settimana all'insegna del divertimento, con persone carine attorno. Ognuno fa quello che vuole, per carità, però io devo segnalarvi questo cielo che è nettamente diverso da quello di inizio febbraio. Avevate molti pianeti malinconici all'inizio di questo mese, c'era qualche rivalsa, c'è persino chi ha preso la cosiddetta pausa di riflessione nell'ambito del lavoro in amore. I risultati non mancano. Però è adesso che finalmente siete in grado di dire come la pensate. Cielo molto importante per chi vuole fare delle scoperte, non solo in amore ma anche nel lavoro. Gemelli, questa è una giornata importante, abbiamo una luna utile. Venere, Marte in aspetto ottimo, avremo anche un Mercurio molto intrigante. Secondo me entro giugno avrete delle grandi riconferme. Certo, se vale, ma lo dico solo ai cuori solitari o ai separati, da qualche tempo un atteggiamento malinconico nei confronti dell'amore, cercate di liberarvene, perché questo cielo vi rimette in gioco. Anzi, secondo me molte persone avranno il coraggio di dire
dico a solo ai separati, non mi hai voluto, arrivederci e grazie. Mentre per chi ha già una grande passione ci saranno delle riconferme. Cari leoncini, godetevi questa luna che non tanto oggi, quanto sabato e domenica verrà incontro alle vostre esigenze, che sono molte, Lo dicevo l'altro ieri, Leone non è che va col primo o la prima arrivata, no, assolutamente, il Leone vuole avere a fianco una persona, posso dire una cosa, anche da esporre, perché in qualche caso vi piacciono le persone belle, le persone che sanno parlare, che si distinguono dalle altre, e mettervi in mostra accanto ad una persona che piace, per voi è fonte di gioia, per altri sarebbe fonte di gelosia, ma voi siete talmente sicuri di voi stessi, avete una grande autostima, per cui non dovete mai chiedere qualcosa agli altri, semmai sono gli altri che devono chiedere qualcosa a voi, e in questo weekend vi toglierete anche una piccola o grande soddisfazione. Se appartenete al segno dello Scorpione, godetevi questo weekend, perché secondo me la settimana è iniziata in maniera un po' strana. C'è stata un po' di baruffa nell'aria. Certo, Venere ha iniziato un transito pepato e qui mi metto nei panni dei nati Scorpione che non sono del tutto convinti di un amore o che magari ultimamente hanno avuto dei sospetti sulla fedeltà del partner. C'è qualcosa da rivedere. Comunque, in questo weekend la farete passar liscia a chi vi ha dato del filo da torcere, ma attenzione, da lunedì non sarà più così. Anzi, poi avremo delle giornate tra mercoledì e giovedì della prossima settimana in cui vi farete valere e vi farete sentire. I nodi arrivano al pettine anche per quanto riguarda il lavoro, dove sarà importante fare delle scelte decisive da giugno, da riflettere, da ponderare bene entro maggio. Il segno del Cancro. Sono molto contento di poter dire che è arrivato il momento di parlare d'amore, di rivelare la vostra natura positiva. Poi, se avete fatto una richiesta e qualcuno non vi ha dato una risposta nella prima parte di questo mese, secondo me entro metà marzo una risposta arriverà, perché queste sono stelle che vi vogliono bene e finalmente anche voi avrete modo di mostrarvi molto dolci, perché siete dolcissimi. Tra l'altro avrete modo anche di stare meglio, perché qualcuno è stato male agli inizi di questo mese di febbraio. Vergine, io vi trovo sempre al top. E non è possibile pensarla diversamente da astrologo, perché avete molti pianeti a favore. Chi lavora a provvigione, chi lavora a chiamata, dovrebbe avere già guadagnato qualcosa di più. Saturno opposto vi ha liberato di un sacco di seccatori, quindi tutto sommato, anche se in questi giorni dovete ricostruire un certo percorso di lavoro personale, meglio così, avete voglia di vivere delle novità. E chiudo in bellezza col segno dell'acquario. Ieri eravate molto tesi, nervosi, spero che in questo weekend arrivi una bella notizia o comunque che questo weekend sia foriero di buone emozioni, perché con Luna, Venere, da domani molto interessanti, non si può che dire forza acquario, e credo che l'acquario, se non ha una storia, la troverà. E se qualcuno ha tirato troppo la corda dirà arrivederci, non ti voglio più, volto pagina, perché no, si può fare anche questo nella vita. Buon weekend a tutti!